Stavo portando un porcellino attraverso il cortile della reggia e avevo impresso un marchio legale, grande come una moneta, e sotto una corona. Il porcellino urlava da strapparti l'anima, quando d'un tratto una voce proveniente dall'alto. Smettete di torturare quella povera bestia canaglia! Stavo per rispondere per le rime, anche a me, potete capire. Dispiaceva che il porcellino urlasse tanto. Quando rivolgo lo sguardo verso l'alto e chi vedo? La principessa. Vostra Altezza, siamo venuti qui per ascoltare la pentola. Se non l'ascolteremo continueremo a prestare un'attenzione che non merita a uno sconosciuto qualsiasi. Io vi do la mia parola d'onore, principessa, che chiamerò subito la regina. Oh, non mi seccate! Trovo nella cucina. Voi, maestà, avete dato ordine allo scienziato di corte
di ricorso mio, scusate il termine, l'albero genealogico della principessa, di indagare sui suoi antenati, in poche parole, di vederci piano. Vostra maestà, scusate la mia franchezza, è stata un'idea straordinaria. Tutto qui, per così poco. Grazie. Ma in questo caso, vostra maestà, comincerò a blasonare. Cos'è che inizierai a fare tu? Comincerò a blasonare. Te lo proibisco! Che diavolo è? Perché che diavolo vuol dire blasonare? Vostra maestà, blasonare significa descrivere lo stemma. Ah! E dirlo subito no. Povero re. Volete forse paralizzarmi la tricetta? Perché diavolo dovrei essere povero, spiegatelo. Così grande re, vestito in questa maniera. Perché come sono vestito? La maniera più ordinaria, vostra maestà. Come tutti i re vostri vicini. Questo è intollerabile. Primo ministro, il mio mantello, quello del primo armato, numero 4082, quello con i pizzi, guarda, dovetemi. Sembra che la giornata, signor primo ministro. Ebbene,